E buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti in una giornata di seccatura, gioco di parole perché la SEC, che è lei che ha una seccatura, lasciatemelo dire, ha rifiutato l'exchange, buonanotte, l'ETF spot di Bitcoin, il primo. Ce ne sono altri in coda, ma presumibilmente bocceranno anche quelli. Che dire, c'era da aspettarselo, non c'era da aspettarselo? Un po' sì, secondo me, perché la SEC si era sempre dimostrata più favorevole a quelli con i futures, quelli con sottostanti i futures CME, perché è un veicolo istituzionale, il resto è ancora molto poco conosciuto, molto rischioso, bla 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 bla. Fatto sta che sembra che il mercato se ne stia abbastanza fregando e la cosa non mi dispiace, ok? Oggi abbiamo una flessione solo del 2%, ma in realtà c'era anche prima della notizia della SEC. È di un'oretta fa. Come vedete, se andiamo a esplodere proprio il grafico nel minimo dettaglio, questa è la candelina, tac, di dampino e assorbimento immediato della notizia della SEC. Quindi hai capito, SEC, sei proprio una seccatura. E questo è un po' invece il resto della situazione, ovvero si farma come dei pazzi su Kronos. Attenzione però, perché per il momento ci sono delle piattaforme un pelino esotiche, diciamo, con degli APY abbastanza folli. Adesso le andiamo a vedere un po', andiamo a fare una piccola panoramica, poi magari dedicheremo bene un video alla Kronos Chain, a come comportarsi, come si brigia, come gestire un ABC della Kronos Chain, che è da tempo che me lo chiedete, direi che è un po' il momento anche di farlo. A parte questo, un po' di notizie, un po' di pillole, un po' di cose, e le vostre domande saranno assolutamente i protagonisti della nostra live di oggi, esattamente come accade sempre. Come si brigia? Già vedo che siete tutti super carichi con Kronos. In verità, il miglior ci sono vari bridge in realtà, e se andate su dov'è che era, aspettate, kronos.crypto.org vi fa vedere un po' tutto sotto bridge, ma il miglior bridge è l'app di crypto.com, sinceramente, perché depositate, prelevate, nel momento del prelievo potete scegliere appunto anche la chain Kronos. Quindi penso che tutti voi abbiate già crypto.com, è dove mi trovo meglio, sinceramente. Poi per utilizzare la Kronos Chain si utilizza MetaMask, perché di fatto è la solita chain EVM compatibile, quindi quelle che iniziano con 0x, gli address iniziano con 0x per capirci, e quindi non c'è da usare Kepler, non c'è da usare i wallet di Cosmos, perché appunto è compatibile EVM, quindi è compatibile al 100% con MetaMask. Interfaccia già nota e siamo tutti sul pezzo. Le fee, altra domanda che mi avete fatto prima della live, ma l'ho intercettata in tempo, le fee si pagano in chiaramente, è la chain, la Kronos Chain è di crypto.com, e insomma le fee chiaramente si pagano nella sua coin nativa, che è CRO, esattamente come su crypto.org, che è l'altra chain sempre di crypto.com. Oggi andiamo a vedere, ripeto, un po' di DEX, un po' di piattaforme DeFi su Kronos, ma una panoramica velocissima, e poi l'approfondiremo quando è ora. Vediamo cosa avete da dire. Crow to the Moon, non ho visto come ha reagito Crow in realtà, se ha spinto oppure no. Aspettate che torniamo su un time frame papabile. Crow, ma non to the Moon, non ha fatto il suo massimo, adesso è lì che consolida e vediamo. Però di fatto le fee, a parte che due sono i driver di domanda che possono, come dire, influenzare il prezzo di Crow a causa della Kronos Chain. Il primo, vabbè, le fee che si pagano in Crow, e quindi più transazioni ci sono e più domanda c'è per Crow. Quello è il classico driver di domanda anche di ETH, di tutte le altre coin che sono il gas, no, dei loro layer 1 layer 2. In seconda battuta, per il momento la maggioranza delle farm sulla Kronos Chain, sui vari DEX, sono con dentro CRO, e quindi uno dice: mamma mia, con una PR del genere, aspetta che gratto due CRO e vado a partecipare a questi farm, e tra poco ve li mostro. Allora, iniziamo subito, direi, con il nostro viaggio a volo d'uccello, come si suol dire, con l'acqua ghiacciata alla mano, perché
Alzo il cartello, pericolo APY folli in questo caso. Allora, c'è questo sito che è carino, si chiama dexscreener.com, dove potete andare a scegliere le varie chain e chiaramente, come dice la parola stessa, vi fa vedere un po' tutti i DEX e anche un po' di statistiche che a noi poco interessano, però tutti i DEX, vedete, sono questi, i principali. Io oggi vi volevo far vedere quelli che ho visto essere un po' più interessanti per vari motivi, che sono CRODEX, VVS Finance e CronaSwap. Allora, cominciamo con CronaSwap, mi viene da ridere perché adesso lo scoprirete il perché. Allora, c'è la sua coin che è Krona, ok? Chiaramente l'interfaccia è, la conosciamo bene, no? È una sorta di PancakeSwap, sono un po' dei fork modificati. Insomma, quando esce un'altra chain EVM compatibile, arrivano i fork, arrivano i DEX, che sono sempre familiari, con colori diversi, interfaccia diversa, ma lo vedete che è un PancakeSwap con su una cover, possiamo dire. E guardate che storia, dov'è? Farm, aspetta, no, era giusto, qua. Guardate che storia, questa APY, non so, no, se qualcuno sa, sono 3, 6, 9, 12, 15, 18 zeri. Se qualcuno sa come si chiama questo numero, gli regalo uno Shiba, perché io ho cercato e non ho trovato risposta. Cos'è un triliardo, non so come si dice, un fantastiliardo, come direbbe zio Paperone, ma completamente folle. E tra l'altro c'è addirittura il calcolatore, guardate che storia, potete simulare la vostra rendita a un anno con un dollaro, guardate, diventate più ricchi di Elon Musk, 3, 6, 9, 12, cioè sono 12.000 miliardi di dollari con un dollaro. Inutile che vi dica che è folle tutto ciò, non è minimamente sostenibile e, come dire, ho il prezzo di Krona damperà sottoterra perché cioè, lo vedete voi stessi, non lo so se ruggerà il DEX, non capisco, si fa anche un po' di fatica a fare due diligence, no? Perché sono tutte piattaforme nuovissime con poca liquidità in questo caso, perché stiamo parlando, allora vediamo, non ci sono neanche le statistiche, mi pare, no, vediamo, total supply, allora qua però sono le statistiche del token, io volevo vedere le statistiche del DEX, vabbè, basta che andiamo a vedere i farm vari, li ordiniamo per liquidità e vediamo che si parla di pochi milioni. BUSD, USDT dà solo il 187% di APR, tra l'altro, USDT CRO il 1000%, e poi vabbè, ci sono tutta una serie di altri farm che insomma non sono neanche male come coppie, perché ad esempio CRO-VBTC, CRO-VETH non sono male, però capite bene che la liquidità è microscopica, quindi l'APR è ancora folle, i rischi sono estremamente elevati, non è che l'APR alto arriva senza rischi, si può dire, sa, cippino di gambling, piuttosto che buttarlo su Shiba o sulla meme coin di turno, ci può stare buttarlo su questi farm folli, ma con chiaramente ben in testa che sono farm completamente folli, cioè l'APR parla da solo e ci dovrebbe far capire che insomma non è che è una cosina così senza rischi, in particolare se si va ad esporsi alla moneta Krona, che parla veramente da solo il fatto che dà un APY del genere il suo pool con l'auto-restaking, che è simile a quello di Cake, no? Cioè, non esiste che si mantiene un APY del genere e quindi il prezzo è destinato a dampare, sta proprio scritto, no? È hard-coded nella moneta stessa. Questo è uno, comunque, c'è lo swap, è il classico DEX, niente di nuovo, si dà liquidità, si riceve l'LP, si farma, ci si gioca un po', ci sono addirittura i bridge, ecco, AnySwap è l'altro bridge, al di là dell'app di Crypto.com, è l'altro bridge che ho trovato più comodo per saltare sulla chain Kronos. Oltre a CronaSwap, scendendo un attimino nei gradini del rischio, abbiamo VVS Finance, very very simple, cioè veramente naming agghiacciante, non so chi ha inventato la, non lo so, non so veramente cosa dire, e comunque si chiama così.
ha una coin che vale praticamente nulla, quindi ha preso un po' la tecnica del pricing dalle shitcoin, però attenzione che questo DEX l'ho visto anche sponsorizzato, no, non so se è la parola giusta, però se aprite il DeFi Wallet di Crypto.com, con il quale tra l'altro adesso potete interagire anche con la Kronos Chain, vedete che c'è proprio in evidenza, no? Vi dice metti a rendita o scambia, non mi ricordo cosa, con VVS Finance, quindi dovrebbe essere un pelo più legit perlomeno. Nonostante ciò mi fa molto ridere perché anche qui c'è l'auto VVS con qualche zero in meno, perché solo 3 miliardi di APY, che roba, cioè, boh, non ne vale, cioè, non mi alzo neanche dal letto per un APY del genere. La nuova regola per me è questa. Guardate, se l'APY sta sullo schermo non mi alzo neanche dal letto. Ormai prima dicevamo sì 100%, wow, degen, poi abbiamo visto c'era cos'era Wonderland, Snowbank 50.000%, degen, e ormai il 100% era niente, era safe quasi, ovviamente prendetemi col giusto sarcasmo. E adesso con queste cose qua, cioè non lo so, nemmeno pure Snowbank e pure Wonderland sembrano safe. Cioè, cosa, non so veramente più cosa dire e cosa pensare, cippini dappertutto, no scherzo. Allora, tornando a noi, tornando seri, VVS sembra, ripeto, un po' più legit perché insomma lo si vede lì nel DeFi Wallet. C'è un po' più di liquidità, qua c'è addirittura l'analytics e ci fa vedere che ci sono 300 milioni di dollari di liquidità. Quindi se in Kronoswap parlavamo di ordini di grandezza molto minori, perché sotto farm avevamo pochi milioni di liquidità, quindi è meno, secondo me è meno di 10 milioni in totale la liquidità. In questo caso invece, no, vi ho spoilerato la successiva, in questo caso parliamo di un ordine di grandezza in più, che comunque non è malaccio, volumi anche abbastanza alti. Andiamo a vedere i farm invece, perché abbiamo visto l'auto VVS, però ci sono anche altri farm. CRO ETH niente male, CRO VBTC niente male, e quindi io vi dico la sincera verità, sono anche paragonabili se non erro, 1.500 CRO ETH, CRO VBTC sui 1.000, anzi sono addirittura più alti qui. E vabbè, inutile dire che non holderei neanche per sbaglio il loro token, perché è veramente ok, se lo si mette in auto farm ti inizia a generare follie, ma holdarlo, insomma, con del farming del genere sappiamo già come va a finire. Adesso magari mi devo studiare un attimino la tokenomics, però sono esperimenti, sono giochi divertenti, la conoscono ancora in pochi, la Kronos Chain, quindi c'è una asimmetria informativa, si può approfittare chiaramente di APR così alti, capite bene che basta un niente per essere già in profitto e quindi poi ragionare sull'escludere il rischio iniziale, però fate molta attenzione, cioè non immaginatevi che tutto ciò sia zero rischio. I rischi principali sono, vabbè, eventuali bug, hack, exploit, scam delle piattaforme, io metto tutto sempre in punto interrogativo perché, ripeto, sono nuovissime le piattaforme, la Kronos Chain è uscita da pochi giorni, il token che tende allo zero perché lo dumpano tutti quanti con gli APR che ha, gli APR che scenderanno con l'arrivare della nuova liquidità e di nuovi DEX e di più competizione, quindi questi sono un po' i discorsi. Se volete il mio strettissimo parere, ovviamente non è un consiglio finanziario, lo scrivo a caratteri cubitali, ragionate con la vostra testa. Il rapporto rischio-rendimento è sensato se lo si fa con criterio, quindi non fate all-in e i pin, buttare dentro tutto qua in questi farm folli, ma il cosiddetto cipino, che ormai è diventato un termine di uso comune tra di noi, ci sta perché è alto rischio ma è altissimo rendimento, quindi se fate due calcoli capite bene che si fa in fretta a proteggersi dall'investimento iniziale. Fate anche attenzione a un'altra cosa, alle performance fee e alle altre fee nascoste, perché so che ad esempio se si fa, ad esempio qua, se si unstake prima di 72 ore c'è lo 0,1% di unstaking fee, che voi direte vabbè con questo APY chi se ne frega, ma poi c'è anche una performance fee del 3% sul profitto e poco altro, in realtà non ci dovrebbe essere altro di fee nascoste. Basta, questo è quanto. Poi c'è
DEX, che ha un'interfaccia invece molto familiare, particolarmente simile a QuickSwap. Dunque, volevo vedere che cosa c'era, perché rewards are ended, non ci sono più, bene, come non detto, e anche qua è il solito DEX, insomma, abbiamo, vediamo quanta liquidità abbiamo, non mi pareva che finisse, cioè dovevano, so, le rewards dovevano durare un mese, mi pareva, ma aspettate che magari mi ha fatto impallare tutto Brave, che ogni tanto fa questo giochetto. No, mi dice proprio rewards have ended, strano. No, infatti, era buggato, infatti mi sembrava strano. E vediamo se mi fa vedere l'APR oppure no. Beh, proviamo a collegarci a MetaMask. No, ce lo fa vedere lo stesso. Comunque io mi collego a MetaMask lo stesso. Tac. Aspettiamo che refresci la pagina. Comunque anche qui vi spoilerò già che gli APR sono decisamente spinti, stiamo parlando di qualcosa di paragonabile a ciò che abbiamo visto negli altri due, forza che ce la facciamo, negli altri due DEX, e valgono chiaramente le stesse considerazioni. Volevo vedere le statistiche sulla liquidità, non su CRX, che è il loro chiaramente token. Liquidità 3 milioni, quindi questo è addirittura, ah no, questo però è nel pool, in questo pool, niente, volevo vedere se le analytics mi facevano vedere anche le statistiche di tutto il DEX, ma sembra di no. Quindi, e chiaramente sono già arrivate anche le scam coin, cioè è incredibile, CrossQuid, Shiba Floki Doge, e poi cosa c'è? Baby Crow, Baby Shiba Inu, cioè non so più cosa dire, non so più cosa, Cromer, non so veramente più cosa dire, Crow Degen, cioè le shitcoin sono le prime cose che arrivano su queste nuove chain, dove siamo finiti? Vabbè, niente, torniamo a noi, proviamo a refreshare all'infinito la pagina per vedere gli API, eccoci. Ci siamo, allora, quelli con CRX non sono un grande fan, 153% sulle stable, però vedo poca liquidità in generale, poca liquidità, quindi forse se devo soppesare tutto quanto, VVS Finance è quello che alletta un pelino di più, MIM USDT addirittura. Comunque continuerò a seguire tutti i vari DEX, le varie piattaforme DeFi. Volevo, ripeto, fare il video sulla Kronos Chain, non l'ho ancora fatto perché volevo, la mia idea era di aspettare che uscisse qualcosa in più, perché altrimenti io faccio il video, poi il giorno dopo arriva l'altra piattaforma e dico, oh cazzo, è uscita l'altra piattaforma, devo integrare con nuove informazioni. Però vediamo un po' come si può fare. Per adesso rimaniamo così, e la prossima settimana magari facciamo una bella panoramica con tutti gli step da fare per giochicchiare con la Kronos Chain. Ripeto di nuovo, don't try this at home, inteso come non impazzite dietro a questi APR, ci sono rischi, capiteli, esponetevi con senso perché potrebbe avere il suo perché. Poi, questo l'abbiamo già detto, in realtà la SEC che rimbalza clamorosamente l'ETF spot di VanEck, e vabbè, al diavolo la SEC a sto punto, va, non so più cosa dire, speriamo che prima o poi cambierà idea, se non lo farà peggio per lei, credo che Bitcoin possa andare avanti tranquillamente lo stesso. Socios, ovvero Cilitz, sapete, i fan token e quant'altro, è saltato fuori oggi l'annuncio del lancio del fan token della nazionale italiana, il token ITA, e quindi niente, ve lo condivido e basta, non so qual è il suo utilizzo, per adesso non credo, visto che è nuovo, non credo che ci sia, però c'è anche lui, arrivano anche i token delle nazionali, non soltanto delle squadre di campionato, insomma. Poi, ecco, questo è importante secondo me, perché so che alcuni di voi lo stanno seguendo, quindi ve lo condivido di nuovo. È partito il launchpad su Bybit di Ginopez ed è partita da oggi lo snapshot dei bit. Quindi se uno vuole partecipare deve avere cioè, più bit ha su Bybit e meglio è, più possibilità ha. C'è un minimo, questa cosa mi ero dimenticato di dirvela e vi chiedo scusa per ciò, ci vuole almeno in questa media, che adesso calcola la media, su 5 giorni, ogni ora, come Binance, no? Ogni ora vi snapshotta quanti bit avete sullo spot wallet nell'exchange Bybit e alla fine fa la media.
questa media, se è minore di 50 siete fuori, ok? Quindi almeno 50 bit, c'è scritto qua sotto, must be equal or greater than 50, than 50 per dirla all'italiana. E quindi attenzione, perché altrimenti venite tagliati fuori. Se invece ne avete più di 50, potete partecipare, parteciperete e avrete diritto, esattamente come nel funzionamento dei launchpad di Binance, avrete diritto a una quota del totale, che sono 250.000 GIN, con la seguente operazione, ovvero avete il totale, che è quello, viene diviso per il contributo complessivo in bit, perché poi si paga in bit, e quello è il, diciamo, il totale di GIN diviso il contributo complessivo in bit, è quello che viene dato poi per un bit e poi moltiplicato per i vostri bit, è la vostra allocazione, quindi la vostra, diciamo, frazione di bit sul totale di bit che sono stati dedicati al launchpad da tutti i partecipanti, moltiplicato per il numero di GIN distribuiti. Farà 1000 pair probabilmente, perché è un game play to earn su Solana con hype abbastanza spinto, e quindi insomma non ne parliamo da un po', è uno dei game su Solana da tenere d'occhio a prescindere dal launchpad. Non lo comprerei al listing, sapete come la penso. Se si riesce a entrare nel launchpad è un gain assicurato, questo lo sappiamo tutti quanti. Comprarlo al listing vuol dire farsi del male, tendenzialmente, quindi non fate follie, perché avete visto com'è andata con Star Atlas, ricordatevelo bene, cioè pump, poi dump, poi insomma magari il gioco esce, sviluppa, fa cose e ripampa, ma attenzione, ecco, non fatevi del gran male. Se volete partecipare al launchpad su Bybit, c'è anche su Radium e su altre parti, però è molto più difficile riuscire a partecipare. Qui, diciamo, se avete un po' di bit, una minima allocazione è abbastanza semplice da ottenere. E vi sparo la scillata anche del referral link di Bybit, se non ce lo doveste avere. Adesso ve lo vado a tirare fuori, ma poi ve lo lascio anche in descrizione nel video di YouTube. E quindi niente, io ovviamente proverò a partecipare, vediamo, sicuramente avrò un'allocazione microscopica, perché ci sarà una domanda folle tendenzialmente, e tac. Cosa dà il referral? Guarda, purtroppo non ci sono sconti o cose particolari, ci sono un po' di bonus in più, ogni tanto delle promo, quindi consiglio di utilizzarlo a prescindere, non solo per shillarvelo, ma ogni tanto facciamo qualche round di bonus e basta, questo è quanto. Poi procediamo con la Miami Coin, non sapevo neanche se parlarne o no, non ho capito la portata di questo fenomeno. Fatto sta che il tema delle City Coin è diventato un po' di, non dico di tendenza, però è dibattuto. Avevo letto anche un articolo sul blog di Vitalik Buterin sulle City Coin, poi ovviamente lui si fa mille pare mentali, cioè va veramente nel profondo del topic. Leggetelo il blog di Buterin, perché insomma non è mai banale, lui ha una mente che sarebbe davvero da studiare. Ma a parte quello, la Miami Coin è una coin erogata dal sindaco di Miami, che ormai è un super bitcoiner, l'abbiamo capito. A cosa serve? Serve per il cittadino che vuole detenerla e in qualche modo contribuire alla treasury della città e ad alcune votazioni, ad alcune cose, attività che vengono fatte tramite... È una sorta di fan token della città di Miami, possiamo dire. E inoltre dà uno yield, una rendita passiva in Bitcoin. Non chiedetemi qual è l'APY, non credo sia un fantastiliardo come Krona Swap, però è un'idea che è molto spinta da Suarez, che è il sindaco di Miami, per l'appunto. Quindi sono curioso di vedere come andrà questo trend delle City Coin, se sarà davvero interessante o se è una trovata più che altro pubblicitaria per il buon vecchio sindacozzo che avrà la sua quota. Ma al di là di tutto, niente interessante. Poi Binance, parliamo di Binance e compliance, che è un topic che ormai va avanti da un po'. Sapete che Binance si sta regolamentando un po' in tutto il mondo, e non so se vi ricordate che Binance, assieme alla Francia, avevano stanziato un fondo abbastanza, 116 milioni, eccolo qua, un fondo di 116 milioni per costruire
un hub di ricerca e accelerazione, insomma, quindi una sorta di incubatore, penso, per piccole startup, soprattutto nel settore DeFi e cripto. E non a caso la Francia adesso è saltata fuori come un papabile target, una papabile sede per l'HQ, per la sede centrale, quindi, di Binance, la sede centrale addirittura globale, si pensa. Vediamo cosa, dov'è che era scritto, l'avevo letto da qualche parte, eccola qua: France will be a natural choice for a regional and even perhaps global head office. CZ l'ha detto tutto ciò, quindi potrebbe diventare la sede globale. Vediamo come andrà avanti questa storia, ma direi che finirà sicuramente bene, perché Binance credo che si sappia muovere. Poi, ultime due cose: Wormhole ha integrato Polygon. Quindi Wormhole, insomma, è il bridge che permette di saltare tra varie chain. Adesso vediamo se ve lo riesco a caricare. Tac. In particolare, eccolo, BSC, Ethereum, Solana e Terra, quindi quello un pelino più complicato, e adesso pure Polygon, quindi veramente comodo da utilizzare. Tra l'altro si sceglie la chain di partenza e la chain di arrivo e si fa la transazione. Fate attenzione quando bridgiate i token da una chain all'altra, non fate del casino, mi raccomando, fate attenzione, perché spesso si utilizzano dei wallet diversi. Se bridgiate da Ethereum BSC o Polygon a Ethereum BSC o Polygon, si usa sempre MetaMask, ma se andate a bridgiare da Ethereum a Terra, da Ethereum a Solana, da Solana a Terra e così via, tenete in considerazione che si usano su Solana Phantom eccetera, su Terra Terra Station e sulle altre MetaMask, quindi fate attenzione a non fare dei casini con i wallet, ok? Perché altrimenti poi qualcuno di voi mi ha scritto: non trovo più i token, ho fatto un casino, ho trasferito su Terra ma non lo vedo su MetaMask. Perché non c'è su MetaMask, si usano altri wallet, ok? Non fate casino con i bridge, fate i bravi. E benissimo, ultimissima cosa: una nuova proposta è stata portata all'attenzione della governance di Terra, parliamo sempre di Terra, e in particolare la proposta prevede il destinare 3 milioni di dollari di Luna in liquidity mining su varie piattaforme DeFi fuori Terra, per i pool che contengono UST. Per quale motivo? Chiaramente per incentivare a dare liquidità sui pool di UST, per incentivare l'utilizzo di UST anche su altre chain, far crescere l'ecosistema Terra e quindi il valore intrinseco di Luna. Questo è un po' l'obiettivo di Terraform Labs, che ha proposto questa mozione, ecco, nella governance della chain Terra. Ho finito, non ho altro da aggiungere. Adesso torniamo al nostro graficozzo di Bitcoin, che se ne frega della SEC, così mi piaci, che tra l'altro, se ritorniamo a chiudere qua sopra, è una bella, si è creata un'altra bella zona di domanda, di quelle che piacciono a me, di quelle a coccio duro, e tocca a voi. Andiamo a vedere due domandozze vostre e poi andiamo a analizzare i grafici. Allora, ma perché Ledger non permette la comunicazione in Bluetooth con MetaMask? Allora, non è vero, cioè tu da MetaMask puoi parlare con Ledger, puoi, come dire, ci colleghi l'hardware wallet, c'è proprio il collegamento, lanci la transazione chiaramente da MetaMask e poi la firmi col tuo Ledger, tac. Ci vuole il Ledger fisico, non è, però... Sì, tu forse dicevi in Bluetooth da Ledger a PC? No, non si può, ma nel senso non è questa cosa terribile. Come faccio a mandare i bit dal mio MetaMask a Bybit? Allora, non l'ho mai fatto, sai, porco cane. Secondo me si possono depositare, ci dovrebbe essere il wallet bit, no? È ERC20 bit, quindi... Senza fees, ragazzi miei, senza fees ci sono le fee di Ethereum, purtroppo. Stasera ho l'in su Krone WWS, grazie per i consigli finanziari, mannaggia voi. Luca, che ne pensi di WWS Finance? Ne ho parlato poco fa, quindi ti tocca rivedere la differita.
Tra l'altro, ragazzi, sto preparando le slide del mio speech che farò a Roma il prossimo weekend. Sono gasatissimo per Roma. E tra l'altro, ieri a Milano è stata una figata perché l'evento era bello, interessante, molto orientato all'istituzionale. C'era il Blockchain Forum Italia, per chi non lo sapesse, e gli interventi verranno anche poi pubblicati in differita, credo, su YouTube da loro. E quindi non, insomma, potete recuperarli. Interessanti alcuni interventi riguardo l'Unione Europea, le normative, così. E poi è stato bello perché ho conosciuto veramente tantissimi di voi. A me piace da impazzire sta cosa, cioè star lì, chiacchierare un po', conoscerci, si è andati a mangiare una pizza, dai, bellissimo. Non vedo l'ora che lo rifaremo a Roma. Sto preparando un'oretta di chiacchierata sulla DeFi, vi farò una testa tanta, sarà bello, sarà divertente. Poi, allora, dove stiamo? Ci si becca a Roma, grande, non vedo l'ora. Cosa ne pensi della DeFi con IA di Singularity DAO, ETF con IA? Non la conosco Singularity DAO, non la conosco proprio. Purtroppo no. Quando il tutorial DeFi che avevi promesso, grazie, ragazzi, vi giuro che arriva, non vi voglio scammare, sapete che lo voglio fare bene, non voglio farvi una roba buttata lì, quindi datemi tempo, ma arriva, se no non ve l'avrei detto, non voglio fare la figura di cacca così, Mai sentito parlare di CIV? Cos'è Civic? Se è Civic, sì, perché è l'identità digitale, una roba del genere. Sì, dovrebbe essere Phantom Luke, che ne pensi? Tanta roba Phantom, tanta roba, perché è una delle chain più velocissima, zero fee, con anche degli interessanti DEX, farm e cose varie, ci stanno sviluppando veramente tanto. Luca, volendo dare cripto, considerando i costi del wallet, di wallet hardware e fee, secondo te da quale cifra il gioco vale la candela di spostarle dagli exchange? Guarda, se io personalmente utilizzo FTX come exchange, che ha zero fee di prelievo per Bitcoin e per tutto tranne gli ERC20, che a meno che tu non hai un po' di FTT in staking, che allora ti permette un prelievo al giorno gratuito anche lì, altrimenti te li fa pagare. Però, ragazzi, è il top, cioè fare i prelievi gratuiti è una manna, è l'unico FTX che te lo fa fare, quindi super top. Civ Civilization, non Civ Civic, no, allora non lo conosco purtroppo. Mi dispiace, ma in tal caso non lo conosco. Ci dici la tua su Helium? Allora, Helium, chi è che arriva? Stanno raidando? È arrivato un raid? Chi è che ci ha invaso? Chi è che ci ha invaso? Adesso arrivano sicuramente spammate di shitcoin a pioggia. No, e adesso non riesco più manco a leggere le domande. Molto bene così. Puoi analizzare un attimo One? Beh, Leo, grande Leo, non ti conosco ma sei il top Leo, bella Leo, bella per te, ti sei meritato 10 Shiba, che dico 100 Shiba. E quindi, tornando a noi, ho perso la domanda, volevamo andare a vedere One, Harmony One. Allora, Harmony One non benissimo perché ha perso il suo livellino di supporto, quindi adesso sta un attimo ritracciando, ma le altcoin in generale adesso, no vabbè, non è vero, stavo per dire che non sono ben messe, ma in realtà la dominance è ancora in fase calante, quindi non dovrebbero fare così schifo, ma alcune fanno abbastanza schifo. Una di esse è Harmony, non schifo in generale perché chiaramente il trend è ancora abbastanza in crescita, cioè è in crescita di fatto, però abbiamo perso questo livello, quindi c'è un pelino di debolezza, un attimino di debolezza. Poi, hai mai pensato di passare alla Icy White dalla Jade Green? Bah, in verità no, te lo dico proprio sinceramente, perché insomma il prezzo è 10 volte tanto e insomma per quel 2% in più di cashback, non, secondo me per l'uso che ne faccio io l'ideale è proprio la Jade Green. Nella media io di solito, quando uno mi chiede ma che carta faccio, la Red è il top. La Jade Green, se uno ha un po' di spese in più e quant'altro, è veramente top secondo me. Salire oltre, cioè insomma ci vuole veramente, non lo so, o uno spende veramente come un folle, allora il cashback in più gli fa la differenza, ma già con la Jade Green hai anche il pass per la lounge aeroportuale e quindi è, cioè, più che sufficiente.
Ciao Luke, comunque troppe chain è un casino. Puoi analizzare FTT per piacere? Sì, ragazzi, è vero, è un macello con tutte queste chain, però è bene che ci siano tante chain, cioè nel senso, alla fine ognuna ha il suo ecosistema, no? Qualcuno magari cresce prima, cresce dopo, c'è il periodo che va di moda uno, va di moda l'altro. Vi ricordate un po' di tempo fa andava di moda un sacco Solana, adesso Solana sono calati gli APY, ci si sposta altrove, adesso ci sarà Kronos, secondo me che avrà un posto da protagonista assoluta, sapete bene che lo stiamo seguendo da tempo. La liquidità è mercenaria su queste chain, veramente salta da un posto all'altro, segue gli APY più alti. E questo, che dire, affligge la DeFi finché non riesce a fidelizzare al punto tale da dire, caspita, al di là degli APY, questo mi dà incentivi maggiori già con le trading fee, come succede su Uniswap. FTT, malissimo, un disastro FTT. Contro Bitcoin ha veramente un grafico mostruoso, bruttissimo. Dopo questa gigantesca punta è ritornato, è riassorbito fin giù e è ritornato in questo range. Adesso ci stiamo muovendo qua. Sinceramente non lo vedo interessante per fare dei potenziali ingressi. Qui a 7700 in zona range low, insomma, e sotto, potrebbe essere interessante provare a pescare aggressivamente per un long super speculativo. Pescare appunto un po' di liquidità qua giù, tac, così, questo è un po' il senso. Poi torniamo a noi, vediamo Beefy con supply bassa, ma non sono un grande fan di Beefy, sinceramente, non sono un grande fan di Beefy perché insomma, non lo so, non mi fa impazzire come tokenomics. Cosa ne pensi di Swissborg? I suoi APY saranno ottimi con lo Yield 2.0. Guarda, è da una vita che dico che volevo fare il video, poi non l'ho più fatto, ma continuo a volerlo fare perché ho un'ottima opinione di Swissborg come app, è assolutamente valida. Cosa ne pensi di Cardano? Penso sempre che sia un pelo sopravvalutato, perché di fatto non ha molte cose che si possono fare, ecco, su Cardano e nonostante ciò è veramente alta la capitalizzazione. Quanto valeva l'airdrop di ENS? Dipende da varie cose. Dipende da varie cose, dipende da quanti domini hai, dipende da quanto tempo hai i domini e dipende da per quanto tempo ce l'hai. Quindi sapete che c'è il rinnovo, poi da fare quant'altro. Comunque, all'incirca un dominio, il dato da non molto e quant'altro, cioè un airdrop medio, normale, diciamo, era sui, al massimo era sugli 8.000 dollari, occhio e croce, quindi niente male, niente male. Puoi controllare Run USDT? Sì, se smetti di spammare, sì, bro, lo controllo, però basta, stop spamming, please, se no devo bannare, eh? E a me non piace bannare. Allora, Run avevi detto, vero? No, cos'è che avevi chiesto? Ma sto scherzando. Allora, Run USDT non mi fa proprio impazzire. Vediamo il settimanale che se ci chiarisce le idee, sembra una gigantesca accumulazione, tipo una cosa del genere. Vediamo, perché se così fosse potrebbe scendere ancora un po' e se fa un higher low lo si potrebbe andare a pescare, mettendo poi lo stop loss sotto al low precedente. Di per sé, Torchain Run è un progetto utile, fondamentale, no? Visto il cross chain, insomma, Torchain è un vero hub cross chain, non il bridge che ti dà tipo BTC, RenBTC, no? Qua ti dà, cioè tu bridgi da una chain all'altra e hai la coin effettiva, però è stato hackerato 1.000 volte, cioè ha avuto un pelino di problemi, ma perché è un'infrastruttura molto più complessa e critica. Sta di fatto che si potrebbe anche ragionare su una cosa di questo tipo. Aspetta, poi andiamo a vedere anche in BTC, perché a me non è che fanno impazzire i grafici in USD. Così, tac, sui 10.6 ci potrebbe essere un supportino che arriva però anche fin qua, fino a 9.8, questa zona. Sa, facciamo che ce la salviamo e la ricontrolliamo tra un po', perché potrebbe essere insomma una zona di rimbalzo, in altre parole, dove andare a beccare, cercare di beccare l'higher low. Ecco, questo è un po' il discorso. Sta di fatto che lo stop loss rimane a invalidazione, quindi a lower low, che va a invalidare la struttura accumulativa. Potrebbe essere questa un'idea. Tac, salviamo, torniamo da voi. Dunque, dunque, dunque.
Buonanotte, ciao. Troppe domande, non ce la posso fare, devo leggerle da qua. Allora, ciao Luca, da un tuo collega ingegnere biomedico. Grandissimo, grandissimo. Domanda: ho iniziato un pack di Luna della durata di 18 mesi. Dove conviene parcheggiarli? Pool Terra Swap, Luna Bluna, staking su Terra Station oppure su Nexus? Guarda, io faccio un po' in staking e un po' su Nexus. Così, è come mi piace di più, perché lo staking ti dà anche gli airdrop, ti dà un po' di cose interessanti. Nexus invece come APR è quello più efficace. Il pool Luna Biluna adesso era un pelino calato. Com'è che era? Eccola, la dashboard, volevo andare a vedere. Il pool Luna Biluna 14,8. No, non è neanche malaccio in verità, però è molto volatile come APR, mi ricordo. Me lo ricordo abbastanza volatile. L'impermanent loss è pressoché, insomma, trascurabile, perché i volumi sono un po' volatili, dipende un po' da quello. Io ora come ora, per semplicità e quant'altro, l'ho messo un po' su Nexus e un po' in staking. Questa è un po' l'allocazione che ci ho fatto. Poi, qual è il modo migliore per trasferire cripto su BlockFi senza pagare mille fee? Cioè non c'è molto da fare, eh. Le depositi, anche perché fare i trade su BlockFi non ti conviene, c'è un po' di spread. Quindi non lo so, non c'è molto da fare, vanno trasferite e basta. Luca, per te che ami i farm di stable, su Abra ce n'è uno su UST che fa fino al 112%. Dove? Linkare subito. Su Abra Cadabra, su che chain, dove, come si fa? Per partecipare al Launchpad di Genopets devi avere il KYC completo su Bybit, livello 1 mi pare, quindi con l'ID. Però forse senza, cioè ID, ma senza l'indirizzo, senza la proof of address. Dunque, cos'è? Un mio amico ha messo parecchi soldini nel Ponzi. Figurati, ragazzi, io non so cosa farci. Qua ormai non ce la faccio più con Hyperscam e dintorni. Basta, basta, buttare i soldi in quelle robe lì. Piuttosto metteteli su Kronoswap. Cioè. E dunque, è un check al volo di Link. Sono entrato a 0,28. Andiamola a vedere, Link. Link, eccolo. Link BTC non benissimo, però adesso si è stabilizzato, cioè ha fatto un falso breakdown da qua, da 4.700, e ha rimbalzato un attimo, però il grafico non è che sia proprio splendido, sta scaricando, è in una fase di scarico. C'è anche da dire che ha fatto il suo uptrend, l'andamento parabolico, poi è sceso, adesso è in fase laterale. Di solito, insomma, magari, come dire, si stabilizza, si consolida un po' per poi far ripartire il prossimo trend. Potrebbe essere. Detto questo, speculativamente non è che mi faccia proprio impazzire. Se dovesse andare a fare un altro, come dire, un altro test della zona 4700, ci potrebbe stare il long con stop loss sotto i minimi. Una cosa di questo tipo. Tac, tac. Altrimenti, che dire? Non, cioè, correre dietro al movimento. Il target potrebbe essere il range high se ci va a finire, e il massimo rischio rendimento sì, sarebbe da lì. Link USD, visto che tu parlavi di prezzi in dollari, chiaramente è tutto diverso il grafico. Andiamolo a vedere. Vabbè, è laterale, non c'è direzionalità. Cioè, sì, il macro è rialzista, però per il momento ha avuto questo dampone e non si è ancora ripreso. Non mi fa impazzire, ecco, non ci andrei a cercare il setup a tutti i costi, sinceramente. Poi, vediamo. Hai mai approfondito Secret Network? Allora, no, in realtà, però la trovo interessante. Perché avevo captato qualche informazione, tra l'altro c'erano anche loro dalla conferenza di Cosmos a Lisbona, e m'hanno stuzzicato interesse, quindi credo che le approfondirò. Poi Eagle, vediamo subito. Io ti consiglio di tenerli anche per il community farming su Stader Labs, ecco, che è un'altra delle piattaforme che devo approfondire su Terra, assolutamente sì.
Dunque, avevamo detto Eagold, vediamolo che ha lanciato Maiar, tra l'altro, non ne abbiamo parlato, Maiar Exchange e Maiar Launchpad. Beh, dovrebbe essere sempre qui. Allora, coming soon il farm, vedete, cioè, si può fare il claim già innanzitutto. E poi si potrà farmare, finita la fase di claim, e il launchpad, dove sta? Allora, Maiar Launchpad. Eccolo. C'è il primo, questo qua, Ride, che insomma è una vendita iniziale, si potrà partecipare a partire da, vediamo. Ah, si può già registrarsi, c'è da fare il KYC e poi in base agli Eagold che si possiede fanno lo snapshot, insomma il classico launchpad come quello di Bit che abbiamo visto prima. E non ho approfondito ancora questo progetto perché io non detenendo comunque Eagold non ho neanche... Purtroppo non ci ho messo il naso, ma ve lo condivido nel caso in cui invece voi holdiate Eagold, potrebbe, cioè penso che conoscendo l'andamento dei launchpad in questo periodo, credo che farà abbastanza, che spingerà abbastanza. Comunque Eagold avrà beneficiato, direi di sì. Eagle Bitcoin, vedete, dopo questo rimbalzo qua, noi l'avevamo tenuta d'occhio questo setup. Di un eventuale entry qua giù, è entrato in un canale rialzista Eagle Bitcoin, quindi molto bene. Il trend è questo. Sul settimanale anche lì si sta riprendendo. Non ha ancora fatto un higher high, quindi 0,005 ancora da recuperare, però sembra abbastanza carico. Sembra aver voglia di spingere, ecco. Poi siamo già a 50 minuti, tra l'altro, tra un po' vado a vedere un po' di grafici. Allora, quando una grigliata collettiva sui monti farmando Belp o sui colli romani lo potremmo fare? Lo potremmo fare lì? Allora, oh, mamma mia, mi salta tutto. Volevo chiederti quali sono i migliori exchange assicurati? Nessuno, già nessuno, con i migliori profitti su stable. Guarda, assicurati nessuno, quindi mi dispiace, ma non c'è verso. E per il resto con le rendite migliori su stable degli exchange, cioè c'è di meglio, dai, piuttosto Anchor se vuoi il minimo sbattimento. Anchor con UST. Se volessi investire in criptovalute con pochi soldi, cosa consigli di lasciar perdere? Perché no, scherzi a parte, di non ragionare. Eccolo qui, abracadabra il pool 19, vado a vederlo. No, scherzi a parte, pochi soldi o molti soldi, il ragionamento deve essere sempre quello, secondo me. Cercare di capire rischio-rendimento, cercare di capire se vuoi investire o speculare, evitare di buttar via i soldi su Shiba e simili, perché lì non si parla proprio di investire, cioè. Ragiona su quello e non farti prendere dal voler il biglietto della lotteria vincente, ma ragiona piuttosto su quei pochi soldi, sperimenti, ci giochi un po', impari a usare le piattaforme e poi quando vorrai investire un po' di più avrai l'esperienza per farlo. Andiamo a vedere un attimino abracadabra, devo tornare su Ethereum, immagino. Allora, eccola. Ok, dai, forza. Ce la facciamo, eh? Ce la facciamo. La pazienza premia. Tanto beviamo un po' d'acqua ghiacciata. Allora, dove sono i pool? Facciamo così, pool. Eccolo, era il 19, abbiamo detto. Vediamo con UST, tra l'altro, interessante, eh? Interessante, eccolo. Ah, beh, ma scusa. UST, tac. Ah, ok. Però se fai il loop, hai il sì, no, ok. La strategia è attiva. La strategia per chi non lo sapesse, di no, pensavo un pool farmando spell. No, non c'entra in realtà. È attiva la strategia su Abracadabra per loopare gli UST. Cosa vuol dire? Lui fa parte da UST e
lo mette su Anchor e lo trasforma in AUST, che utilizza come collaterale su Abracadabra per generare meme da convertire in UST e rifare tutto questo giro. Quindi in sostanza si parte da un APY del 16,5% default di UST e facciamo una prova. Se noi ad esempio andiamo con un loan to value del 90%, quindi liquidation price molto alto, 0.99, e quindi facciamo magari 70%, possiamo applicare una leva, quindi quanti loop facciamo, quante volte facciamo questo giro, il massimo è 10 volte e arriviamo a un APY del 53%. Se noi alziamo il loan to value, avviciniamo il liquidation price a 0,96 in questo caso e l'APY arriva a 112%, però sinceramente non so se me la sentirei di fare un loop 10 per, perché se dovesse appena appena perdere il peg UST e arrivare a 0,96, cioè veramente perdiamo tutto, perché in questo caso la liquidazione non lascia nulla. Quindi c'è da giocare un po' con il numero di loop, volendo, se facciamo già, che ne so, 6 per e a 0,90 con un APY dell'85%, ok? Oppure abbassare un attimino il loan to value, 80% ad esempio, loop 10 per e a 0,87 col 75% di APY. Però attenzione che stiamo introducendo un rischio notevole, che è il rischio di liquidazione, cioè non spingete troppo su ste cose, meglio rimanere safe e evitare di fare danni piuttosto che pentirsene. Comunque, detto questo, ma avendo AUST si può fare questi loop? No, con UST. La liquidazione viene fatta anche in caso di flash dump? Sì, assolutamente sì. Quindi fate molta attenzione. Le regolamentazioni sulle stablecoin possono presentare dei rischi o un fatto positivo? Guarda, io credo che alla lunga sia un fatto positivo, sinceramente, la regolamentazione in generale, a patto che sia fatta con cognizione, perché altrimenti, cioè, come tutte le regolamentazioni, se è troppo stringente non ha senso. La regolamentazione sulle stablecoin è bullish per le stablecoin decentralizzate, secondo me, per Luna e simili. Comunque, andiamo a vedere due grafici, dai, che se no ci perdiamo. Allora, BTC. Il nostro BTC, guardate, sta reagendo su un livello di prezzo chiave che è 65.000 dintorni, che nasce da questo vecchio top, tac, vedete questa zona, e al momento è importante la reazione con questo livello. Perché? Perché l'abbiamo attaccato un paio di volte in queste due shadow, entrambe le volte per adesso è risultato in un assorbimento. Primo assorbimento, vabbè, c'è stato un dampino, chiamiamolo, poi candela insulsa, oggi un altro attacco con assorbimento, ma il body, guardate, è minimo rispetto alla shadow, e questo è positivo, perché se questa zona adesso ci fa rimbalzare, e ho anche tornare qua ad esempio, cioè comunque fa da bottom temporaneo, noi andiamo a creare una sacca di domanda qua sotto, vedete? Queste shadow diventano un pool di domanda e quindi un papabile entry. Tra l'altro oggi abbiamo fatto pure lo sweep dei low, tac, guardate che pulizia che è stata fatta. Quindi questo è il discorso, bisogna fare attenzione esattamente a questo livello qui. Se, ripeto, se adesso si fa vedere un po' di domanda, diventa un papabile entry. Se continuiamo a scendere, ritorniamo nello scenario di range, quindi questo qua per capirci, no? E l'entry interessante diventa da qua a scendere, il che può diventare anche da qua a scendere fin giù se facciamo un ritracciamento più lungo e noi vogliamo costruire una posizione di lungo periodo, medio periodo in realtà, sull'ipotesi di ritracciamento per poi ripartire. L'invalidazione dello scenario bullish, allora il primo segno di debolezza, cancello un po' di schifo, il primo segno di debolezza sarebbe andare a chiudere qua sotto, quindi perdere questo range, no? Immaginatevi una cosa del genere, soprattutto se si prolunga, perché più si prolunga un range più diventa importante, quindi quando lo perdiamo sono più cazzi. Mentre se, torniamo giù per dire lo perdiamo subito, non è comunque il massimo, però il range è meno rilevante. Il tutto per dire che questo è il primo segno di debolezza, ma non è comunque un cambio di bias, no? Perché
Se perdiamo qua c'è il cambio di bias, cioè dobbiamo fare un lower low su un time frame abbastanza ampio, ecco, su un intervallo abbastanza ampio. Quindi per il momento questo è lo scenario di perdita del bias bullish e di conseguenza lo stop loss di un'eventuale posizione costruita in questa maniera. Tac. Questo è. Per il resto... niente, quindi questi sono un po' i due scenari, range o continuazione oppure ritracciamento, abbiamo visto come approcciarli. Ethereum, Ethereum Bitcoin, vediamo cosa combina, nulla di che, un attimino fermo in questa zona che è, vedete, 0.072, tra l'altro una zona storicamente rilevante, nascono tutti, vi ricordo, su dei cluster settimanali, questi livelli che ho segnato come resistenze, e però si sta comportando bene, ma non è ancora direzionale, solito discorso, bisogna fuori uscire da qua per avere una direzionalità forte. Quindi cercare il buy the dip. Le altcoin le abbiamo viste prima con la dominance di altre altcoin particolarmente interessanti. C'è un pump di Algo, che tra l'altro anche riguardo ad Algo ieri c'erano degli speech interessanti di Folks Finance e di altre DeFi in arrivo su Algorand, quindi va tenuto d'occhio anche Algorand, al di là della coin in sé, proprio l'ecosistema Algorand secondo me a breve offrirà delle interessanti opportunità, io ve ne parlerò, statene certi. Crow l'abbiamo vista, Phantom cosa ci dice di bello invece? Anche Phantom, vedete, è un po' indebolita, è un pelino indebolita, ha perso i 4.003 qualcosa, vedete, questo livello qui è un po' indebolita. La total market cap invece non subisce nulla per il momento, guardate, il suo canale è totalmente mantenuto e quindi la cosa non mi spaventa, insomma non c'è niente di cui spaventarsi per adesso in questo mercato, bisogna star tranquilli, la SEC lasciatela fare, noi andiamo avanti anche senza, siamo bullish lo stesso, siamo tutti gasati, tutti presi bene perché farmiamo come dei pazzi. Il nostro SOL come sta? Il nostro SOL è fermo, è lì che un attimino deve capire che fare, è nella zona proprio di massima, come si può dire, è un'area quella lì dove se la domanda si fa vedere bene, perché vedete che abbiamo un po' questo divisorio, no? In quest'ultima area di top, il range middle lo potremmo chiamare, se si fa vedere la domanda e ci fa un po' rimbalzare non sarebbe male, se dovessimo continuare a scendere ritorna allo scenario di range, quindi quest'area ridiventa un possibile entry speculativo e poi lo stop loss se perdiamo tutta l'area e continuiamo invece a ritracciare. Niente ragazzi, io con questo terminato direi che ci possiamo salutare, anche perché ho sproloquiato come al solito per un sacco. Fate attenzione, vedo che siete gasati con la cosa di UST in abracadabra, ma non fatevi male, perché ci sono dei rischi mica da ridere, quindi occhio, occhio. E basta, io ho detto questo di nuovo, vi saluto, vi invito di nuovo alla cautela anche a farmare su Kronos, perché ci sono rischi anche lì, non solo gli APY alti, quindi sappiate cosa si combina. Ho l'in su UST per 10 con abracadabra, loan to value 90%, ecco, lo sapevo che andava a finire così. Vi auguro un buon weekend, ci vediamo lunedì sul pezzissimo, inizia il conto alla rovescia per Roma, mamma mia che delirio, buona serata.